figli dell'officina, figlioli della terra, già l'ora si avvicina della tremenda guerra, la guerra proletaria, guerra senza frontiera, innalzeremo al vento. Yeee, scuteme! Voglio parlarvi perché da qui a poco tempo avremo una grande occasione e non dovremo lasciarcela scappare, costi quel che costi. Se 8 ore vi sembra un po', se provate voi a lavorare. Qui, alla 9 venne a lavorare prima di subito dopo il campo di concentramento. Avigliana, guai a chi spreca la luna piena, che viene solo una volta al mese. Si spiegano di più le cose attraverso un brano musicale che tante parole. Ecco, allora con questo spirito pensiamo che si possa riproporre qui con i mezzi che abbiamo a disposizione, soprattutto con la sua disponibilità fantastica. Lui è una bellissima. Un applauso a Elio. Bellissimo. Là sul regime nevose, cavalieri di fede e d'onore, voi non fuggite alla battaglia, ma suon della mitraglia, cacciate il traditore. Partigiano ti vale scusa, ma la schiera si infila d'eroi. Partigia, dove siete? Partigia di tutte le valli, Tarzan, Riccio, Sparviero, Saetta, Ulisse. Sorridendo ogni garibaldino, con fierezza quel dì canterà. Avanti, 41ª brigata garibaldina, con la vittoria di gloria sarà. Erano 100 uomini in arme, quando il sole sorse nel cielo, tutti fecero un passo avanti. C'era un problema, quello della fame, no? E il problema della fame viene raccontato in questo canto in maniera piuttosto esemplare. Si immagina un mondo dove mangiare sia la cosa più bella. Una cosa normalissima. Okay. Avremo le montagne di formaggio, i sassi di prosciutto e mortadella. Non scherza, eh? Figli dell'officina, figlioli della terra, già l'ora si avvicina della tremenda. E poi sommariamente dicendole che era un bandito, gli hanno detto adesso vada pure. Tre delle brigate nere con il mitra spianato l'hanno lasciato venire fin lì proprio dietro di voi, le hanno fatto la raffica e poi obbligati a lasciarlo lì fino all'indomani. È venuto subito dopo la guerra, è scattata la rimozione. A un certo punto, insieme alla musica, parte un applauso, un lungo applauso. Sono tutti in piedi. Emi, in disparte, piange, felice e disperato, al tempo stesso. Bravo a partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Adesso ci spostiamo. Guerino Nicoli aveva 17 anni da compiere. Erano 340. Ah, qua erano 340. All'attacco della dinamite, Dynamite Fish il 26 giugno del 44.
26 giugno del 44. E questo? Era un poeta spagnolo, repubblicano, rosso, chiamato Marco Sana, che veniva a conoscere il Cile al fianco di Pablo Neruda. Vabbè, musica! Lo sentiero dei nidi di ragno passa la storia di un giovane uomo, passa la scelta di chi se n'è andato sui monti per la resistenza. Cioè, io sono figlio di un sappista, quindi sono usciti fuori e hanno salvato, diciamo, tutta la zona. Ho scritto un giorno: beati coloro che hanno fame e sete di opposizione. Oggi aggiungerei: beato colui che sa resistere. Spero che narrarti riesca la mia vita, l'età che fai ora. Ogni passo che fai non è vano. La mia lettura di adesso è una poesia, anche se in verità è una canzone di Bob Dylan. Ero in prigionia, qualcuno mi ha rubato, mia moglie e il mio passato. Allora, Papa Italo, punto fondamentale e base di nascita, crescita e sviluppo della resistenza da Vigliana. La notizia volò di pollaio in pollaio, ne parlò persino la radio, ma la volpe non se ne preoccupò. Per la pace, per vivere l'Italia, scendiamo giù dai monti a colpi di fucile, e viva i partigiani e festa d'aprile. Aspetta, li abolirò. C'è di tutto. Non so se tutti quelli che vengono sanno il perché. Beh, adesso diamo a ognuno di voi copia del libro che abbiamo pubblicato, di cui ogni tanto leggiamo dei pezzi. L'autore è Marco. La mattina bella ciao, sono alzato, bella ciao, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E una mattina mi sono alzato e ho trovato. Questo ecomuseo è dedicato a una formazione partigiana, la 17ª Brigata Gaetana di Felice Cima, è accaduto in pochissimi altri luoghi della resistenza, fatto che senza preavviso, tranne un aliante che era stato visto sorvolare la zona, avviene questo rastrellamento in forze la mattina presto del 26. Avevamo 20 anni e oltre il ponte che in mano nemica, vedevamo l'altra riva la vita, tutto il bene del mondo oltre il ponte, tutto il male avevamo di fronte, tutto il bene avevamo nel cuore, a 20 anni la vita e oltre il ponte. Oltre il fuoco comincia l'amore. Silenziosi sugli aghi di pino,